Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tic-tac on the clock, but the party don't stop now. Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. E vai, 1.024.000. Oh, ciao gente! Bentornati a quest'altra nuova puntata! Oggi noi torneremo a vedere un altro gioco rilasciato per la cara vecchia Game Gear. Ed è un gioco tratto da una serie televisiva che è iniziata a essere trasmessa da noi negli anni 70 e continua ancora oggi ad avere successo. È questa! Ve la ricordate? Conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Voi adorate il personaggio di Doraemon, prima nato come fumetto, poi diventata serie televisiva? Ebbene, nel 1993 verrà rilasciato soltanto in Giappone questo videogame per Game Gear. Si chiama Doraemon Noranosuke no Yabu. In pratica, un gioco semplice e carino. La storia di questo gioco è molto semplice. Il nostro gatto spaziale, Doraemon, si aggira per le strade di Tokyo e lui deve certamente fermare i cattivoni spaziali di turno, ovviamente. Ma vediamo invece il gioco molto più da vicino analizzandolo e vediamo prima la grafica, ovviamente. Beh, la grafica bisogna dire che non è niente male per essere del Game Gear. Abbiamo ambientazioni che sono molto semplicistiche e molto cartunesche, sono ben realizzate per questo contesto videoludico. Stessa cosa anche per quanto riguarda i personaggi, primari e secondari. Sono tutti molto ben ispirati nel design, nelle animazioni sono perfetti e soprattutto non sfigurano per niente. Dovete tenere presente che tutta questa grafica non rallenta per niente, è perfetta. Sul lato del sonoro invece abbiamo pochi effetti sonori che comunque sono ben integrati all'interno del contesto videoludico e del resto sono molto carini e simpatici da ascoltare. Stessa cosa anche per le poche musiche di sottofondo, sono molto orecchiabili e non annoiano mai e riescono certamente a trasmettere un ottimo senso di allegria a tutti voi. Invece sul lato della giocabilità, che dobbiamo dire di questo gioco dedicato a Doraemon per il Game Gear? Il nostro scopo è quello di guidare il nostro gattone verde all'interno di queste ambientazioni che sono circa una decina. Poche ma buone ovviamente.
e lui deve semplicemente saltare sopra i nostri avversari e ucciderli. Bisogna stare attenti a non farsi colpire neanche una volta. Se viene toccato una volta, lui muore. Quindi, state molto attenti. Il ritmo di gioco è certamente un po' lento, ma del resto non è che è noioso. Vi garantisco che il divertimento non mancherà. Poi anche per grazie alla difficoltà che è abbastanza elevata. Quindi, state molto attenti ogni volta che andrete avanti con questo videogame. Cosa molto interessante è che il nostro personaggio può recuperare energia attraverso delle tortine che troverà in giro dentro delle scatole. Può anche utilizzare delle armi che troverà sparse in giro per i livelli, però non è che sono molto facili da trovare. Quindi usate molto l'ingegno se volete giocare bene a quest'ottimo videogioco. Consigliato? Sì! Questo è uno dei pochi giochi dedicati a Doraemon realizzati con grande classe. E dategli una possibilità. Tanto potete semplicemente prendere la cartuccia giapponese e farla partire su qualunque Game Gear, perché tanto il Game Gear è universale. Ecco, questo è tutto. Vi aspetto alla prossima recensione, gente. Ciao! Grande che può.